Buongiorno a tutti ragazzi dall'Interista Pazzo, ci tenevo a fare questo video, ma soprattutto a rispondere alle persone che tra virgolette diciamo mi hanno uh, come dire, um, detto un po' di. hanno scritto un po' di commenti dove è giusto che io risponda perché comunque io ci ho sempre messo la faccia e lo continuo a dire io, nonostante tutto ci metto sempre la faccia e voglio sempre rispondere. Sia alle critiche che alle cose positive di questo canale. Allora, io due giorni fa feci quel video di Juventus-Inter quando dissi che ci voleva un giocatore come Mauro Cardi in, quel, in quella partita, in quella, um, in quella circostanza, in quei 90 minuti. Perché comunque eh, l'Inter ha avuto occasioni con Lukaku e Lautaro Martinez, ma non le ha sapute sfruttare. Io so che in questo momento nell'Inter c'è un momento difficile. Naturalmente, come in tutte le squadre, ogni anno c'è sia il periodo per gli attaccanti che il periodo dove non segnano, o comunque segnano i centrocampisti o i difensori. E questo ci può stare, eh? perché la norma del calcio c'è cioè da tutte le parti, non esiste solo nell'Inter, ma esiste anche nelle altre squadre. Era un momento di lucidità, era un momento di non lucidità, era in un momento dove io ero veramente arrabbiato, ma soprattutto perché ero arrabbiato? Io sono arrabbiato perché tifo questa squadra da lunghi 13 anni e mezzo, 14, da quando sono piccio, da quando sono picciolino, da quando sono piccolo che tifo questi, questi colori e naturalmente. Ehm, uno in un momento di non lucida Se la va a prendere con Conte Se la va a prendere con quello, con l'altro Io chiedo scusa a Romelu Lukaku Perché comunque non volevo assolutissimamente Attaccarlo, comunque toglierlo dalla da questa rosa Perché lui merita di giocare per l'Inter Lukaku è un grandissimo centravanti È un grandissimo giocatore E io ho sempre detto che Lukaku Se fa la differenza è anche un top player la differenza di Icardi che segnava solo sapete, poi a un metro, due metri dalla porta e non faceva comunque sia, non dava aiuto alla squadra, aiuto alla manovra dell'Inter, cosa che Lukaku fa in tutte le partite, anche sia se stanco o non stanco. Io non voglio rimpiangere Icardi assolutamente perché se no non avrei mai detto quello che c'era da dire su di lui. Perché qua bisogna portare rispetto per questi colori, per questa maglia e e per tutto quello che c'è all'interno dell'Inter. Quindi, assolutissimamente, ragazzi. Non era nelle mie intenzioni buttare merda sull'Inter. Non era nelle mie intenzioni. Perché se adesso abbiamo un allenatore come Antonio Conte bisogna sostenerlo fino alla fine, fino a quando sarà finita la stagione. Poi tireremo fuori le, 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 le somme, tireremo le linee quando sarà finita tutta la stagione, stiamo deludendo. Siamo fuori da tutte le coppe europee. Siamo fuori anche dalla Coppa Italia. Quindi è chiaro che non è un momento facile per noi, è chiarissimo questo. Però decisamente in quella partita bisognava avere un giocatore determinante Che sapeva sfruttare le occasioni che ti ha, concesso la, che, 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 che ti ha regalato la Juve Perché di, 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 di occasioni te, te ne sono state concesse tante dalla difesa della Juve Gli sbagli sono stati tanti Ma gli attaccanti dell'Inter, l'autare e Lukaku Non sono stati capaci di prolificare l'ultimo passaggio L'ultimo tiro, l'ultima... Um come la chiamiamo l'ultima l'ultima cattiveria prima di, di, di buttarlo in porta lautaro martinez per due volte aveva la porta libera diciamo mezza libera una volta prende la, la, la gamba del, del difensore della juventus e cicca la palla e la manda a destra a 400 metri fuori dalla porta la seconda volta quando l'inter stava attaccando in ribattuta Lautaro ha avuto un'altra occasione per buttarla fuori, per buttarla dentro, che poi l'ha buttata fuori, che poi l'ha buttata fuori, perché invece, guarda, la porta è davanti a me, da, la, la, allora, c'è cioè, da, cioè, da ah, mi arriva il pallone, mi arriva il pallone, perché comunque l'Inter ha avuto una ribattuta in quel momento, in, in quel caso, in quella traiettoria c'era Lautaro Martinez, ok, la porta è davanti a me, la porta è mezza vuota, io piuttosto di tirarla dentro la porta, la tiro a sinistra, a sinistra Neanche Non la tiro neanche La tiro a sinistra Dove ci sono i difensori Della Juventus Cioè ragazzi Ma Noi abbiamo, noi abbiamo bisogno Noi abbiamo bisogno Di giocatori Di giocatori Che sanno Cosa vuol dire Fare gol ma soprattutto in queste partite decisive, cazzo abbiamo speso fior fior di soldi fior fior di soldi per comprarci Lukaku, per comprarci v vari Vidal, Autar, Vidal, vabbè l'abbiamo presa a parametro zero, però questo è un piccolo esempio, con tutti i giocatori che abbiamo preso, con contro controcazzi abbiamo un Eriksen in panchina abbiamo quello, abbiamo l'altro, scusa tutto rispetto anche per Eriksen, che non era nel, mi nel miglior momento della forma in quella partita, è stato insultato anche lui me la sono presa, anche con lui me la sono presa con tutti, ma perché io mi sono rotto il cazzo, è questo è questo, ma io so che l'Inter l'Inter è una grande squadra, l'Inter è una squadra che può essere determinante da qua fino alla fine del campionato, l'Inter è la squadra è la, è la rosa, è una delle rose più complete, se non la più completa se non la più completa quindi può veramente fare qualcosa di importante quest'anno se noi ci crediamo davvero ma è chiaro che in momenti non lucidi come quello di Juventus Inter dopo la partita c -c -c Come ti presenti davanti a alla... te? Cosa puoi dire? È normale che te la prendi con Lukaku, con Lautaro, con quelli che non te la buttano dentro, con quelli che hanno l'occasione di segnare ma non lo fanno. È per quello che io me la son presa tanto con Lukaku e con Lautaro. Comunque, con tutto il rispetto, ragazzi, nei video ogni tanto dovete anche un po' capirla l'ironia. Io ero in un momento non lucido, quindi io non rimpiangerei mai Mauro Icardi. Quindi Interisti, io voglio rispondervi a tutti quanti, a tutti quelli che mi hanno scritto perché rivoglio i Cardi, perché io non rivoglio Mauro Icardi, ragazzi. Io non rimpiango Mauro Icardi. A me passa Lukaku, a me passa un giocatore come Lukaku. Ma è chiaro che non è colpa sua, perché anche quando c'era Cardi, Cardi segnava tanto, ma l'Inter non ha vinto un cazzo lo stesso. Ma quest'anno ci sono tutti gli effettivi per vincere davvero qualcosa. E io mi sono rotto il cazzo. Abbiamo un allenatore in panchina che viene pagato 12 milioni all'anno. Abbiamo un allenatore in panchina che ci, che, 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 do, 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 dove in questo momento ci ritroviamo fuori da tutte le coppe già a metà febbraio quasi. E io dovrei essere contento della stagione dell'Inter. Posso dire anche la mia ragazzi? Posso dire anche la mia? Nonostante tutto, sono anch'io un tifoso dell'Inter che soffre da tanti anni. Posso anch'io dire la mia ogni tanto? Posso essere un attimino ironico su questo canale? perché io non ce la faccio più, io non ce la faccio più, è tutto qui ragazzi, è tutto qui, a me Lukaku basta, a me Lautaro basta, chiaro che se davi quei 2 milioni in più per Dzeko non mi sarebbe dispiaciuto, oppure prendevi un giocatore come il Papu Gomez, che in avanti in qualità di centrocampo e tutto quanto è quello che vuoi, ti dava quella qualità in più per cercare le situazioni, per segnare, di quanto l'Inter ne può creare in una partita intera, perché l'Inter crea tante palle gol, è quello che mi fa incazzare, è quello che mi fa incazzare, ma i punti a volte non li prende perché sciupa troppo, spreca troppo, e grazie al cazzo che poi sul tabellino leggiamo che l'Inter è la prima squadra più cinica della serie A, perché è quella che crea più di tutti. È per quello. E poi, nonostante tutto, i numeri parlano chiaro. L'Inter è quella, quella che crea più di tutti, è quella che, che, che sbaglia più di tutti, e quelle poche volte che fa tanti gol, perché ci sono state partite dove l'Inter è stata cinica. È normale che lì sulla classifica, sul tabellino, c'è scritto Inter, prima più cinica della serie A. Però l'Inter è seconda in campionato, a meno 2 Juve, e almeno 2 dal mino, scusate. Sta facendo un grande campionato, Con tutto quello che vi pare. Però i numeri parlano anche per quello eh, attenzione, attenzione. Quindi questo era un video per rispondere ai vari interisti che mi hanno scritto sotto il video di Juventus Inter 0-0, Rid ridatemi Mauro Icardi, Rid ridatemi Mauro Icardi. Naturalmente è una cosa ironica, perché comunque io non penso mai di dire una cosa del genere. Io non penso mai di andare a, a sparare merda sull'Inter avendo comunque iscritti interisti. Io non mi permetterei mai. Ma in quel momento non ero lucido, ero incazzato nero e ho detto quello che dovevo dire. Ho detto quello che mi sentivo di dire. Che vi piaccia o non vi piaccia, io interista ci sono lo stesso. Io interista soffro insieme a voi, soffro insieme a tutti voi a casa, voi sui divani, quando erano aperti gli stadi, da tutte le parti. Ho sempre sofferto per questa squadra. Sempre. Ci ho sempre messo la faccia, ci ho sempre messo la voglia di farla la cattiveria, ho sempre pianto per l'Inter, ci ho sempre messo la voglia, perché è l'unica cosa in questo mondo che è una delle cose più importanti se non la più importante che, che ho, che ho da quando sono bambino. Quindi voi potete credere che io sia interista, non sia, a me non me ne frega un cazzo, io interista ci sono da quando sono nato. Punto, punto. Può bastare così. Bella ragazzi.